Apple Watch Serie 7 è indubbiamente il dispositivo indossabile di casa Apple più bello e più completo del momento. Lui è disponibile in due versioni, 41 e 45 mm, con prezzi che oscillano tra le 430 e le 530, in base ovviamente alla versione cellular o soltanto GPS. È attualmente l'indossabile di casa Apple ad avere la superficie del display più grande in assoluto. Lui invece è il modello SE, prezzi molto più contenuti, partiamo da 300 euro, dove possiamo arrivare ad un massimo di 400. È un dispositivo indubbiamente più economico, meno prestante, ma se andiamo a guardar bene, rischia di essere meno prestante solo sulla carta. Ad esempio, la luminosità, così tanto pubblicizzata, migliorata, all'ordire, di Apple sul serie appunto 7, quindi la punta di diamante di casa Apple, quando poi invece se andiamo a guardare la luminosità di picco in esterna è praticamente la medesima, 1000 nits di picco per SE, 1000 nits di picco per la serie 7. La cassa è leggermente più piccola, così come anche il display, ma stiamo ragionando di sciocchezze, perché appunto uno è 44, l'altro è 45 mm, non è certamente quel millimetro a cambiare ovviamente le cose. Le specifiche sono praticamente quasi le stesse nell'usabilità di tutti i giorni, la differenza non esiste. Il Serie 7 è capace di effettuare un elettrocardiogramma, ma ovviamente è un elettrocardiogramma a un solo diodo, chiamatele come volete, comunque è un elettrocardiogramma semplice, è una classica ECG che si può fare con una macchinetta portatile, non è di certo un dispositivo medico. Lui infatti non vuole rimpiazzare i dispositivi medici. Ma allora perché dovrei scegliere il Serie 7? Beh, indubbiamente se voglio l'ultimo sempre uscito, voglio il dispositivo sempre più a lungo supportato, posso permettermi di spendere un po' qualsiasi cifra e non voglio appunto badare a spese. Il Serie 7 offre quel qualcosina in più, ma è proprio qualcosina. Le notifiche arrivano ugualmente, posso rispondere al telefono, posso leggere le notifiche, rispondere alle notifiche, posso visualizzare tutti i contenuti, cambiare ovviamente, no? Lo sfondo, quindi personalizzarlo. La fluidità, la velocità, la reattività è praticamente la stessa. Tutte queste differenze non ci sono. L'always on display del Serie 7 è indubbiamente comodo, però poi alla fine va a scaricare il dispositivo in maniera estremamente veloce e avere un dispositivo che già di per sé dura poco, andarlo anche a affliggere così tanto con l'always on display, poi alla fine rischiamo di disattivarlo. Quindi alla fine scegliere di spendere quei soldi in più probabilmente può essere una scelta, beh, ovviamente soggettiva, però rischia di non aver poi un grandissimo senso. Loro sono indubbiamente bellissimi entrambi, sono belli, sono iconici, possiamo dire che Apple quando presenta un prodotto lo sa fare bene, lo cura. La vibrazione, quando ad esempio arriva una notifica, è secca, netta, precisa, lo sentiamo, anche se in modalità silenziosa, quindi non vogliamo magari disturbare con suoni e rumori, ma la vibrazione sarà precisa, secca, netta, una chiamata, una notifica, non perderemo ovviamente mai nulla in entrambi, ma come d'altronde era già il Serie 1. Io ho usato per molto tempo il Serie 1, il Serie 2, il Serie addirittura 0, la Serie 7000, e sinceramente già l'SE mi sembra stellare e intergalattico. Non vedo sinceramente la necessità di andare a spendere tutti questi soldi per i Serie 7. Voi che ne pensate? Ditemi la vostra. Vi lascio qualche link utile in descrizione a qualche promozione su Amazon. Ciao, al prossimo video.